Eccoci qua, buonasera di nuovo. Diciamo che questi 2 giorni non vi lasciamo soli, un secondo, nel senso che sia ieri sera che stasera abbiamo le nostre interviste. Finalmente sono riuscita a esserci anch'io perché sto affrontando un periodo lavorativo impegnativo per cui sono molto poco presente, però ritornerò, ancora un mesetto, poi ritornerò. E stasera abbiamo appunto un nuovo ospite, Marco Dondarini, per cui adesso intanto chiamiamo la nostra amica per Click for Italia, la Michela. Hola. Buonasera. Ciao. Ciao, bentornata. Stasera ci ritroviamo sempre qua a scoprire nuove storie. In fondo eri sempre con noi, diciamolo, perché questa canzone l'hai cantata tu. Oltre ad osservarci Sì. da lontano, comunque. Dicevi? Esatto. Dicevo che salutiamo la Stefi, che purtroppo doveva esserci stasera, ma insomma non era molto in forma, per cui le diamo un po' di Esatto. supporto oggi. Esatto, e la Riprenditi presto, salutiamo. Stefi, dai. Esatto. Esatto. Allora, questa sera torniamo alla nostra puntata, oramai l'abbiamo veramente sviscerata da tutti i Immancabile. punti di vista, eh? Secondo me non ne possono più neanche i nostri ascoltatori qua non ne possono più di sta puntata, no? Beh, però Anche il controllore dell'autobus siamo andati a trovare, oh. questa sera siamo andati a trovare il controllore. Dai, leggici un po' dal punto di vista del nostro ospite di questa sera. Allora, Coliandro appunto incontra questo nostro ospite appunto sull'autobus, sulla corriera, perché ovviamente De Zan arrabbiatissimo l'ha mandato in ferie e prima di mandarlo in ferie l'ha mandato appunto a fare il controllo, il protettore dei controllori, ecco, diciamo, perché ci sono state delle aggressioni nei confronti dei controllori per cui lui deve andare a proteggere. In realtà non protegge assolutamente niente, fa solo più casino del Come sempre, come suo necessario. solito. Esatto. Quindi appunto ha questo solito incarico di merda, come si dice nella serie, e lui citerà, il nostro ospite della serata citerà che la gente è un po' presa alla testa dal caldo estivo. Esatto. E in questo frangente, quindi quando Coliandro è appunto sulla corriera per controllare i biglietti dei passeggeri, incontra la Coliandrina della situazione, che è la Mariela Garriga, ovvero Remedios, e anche lì insieme a Ursula, che è Simone Leonardi, che abbiamo già avuto tutti e due ospiti. Vi Esatto. salutiamo entrambi perché sono stati carinissimi, come tutti gli altri poi i nostri ospiti, Infatti. e facendo ovviamente la solita figuraccia perché lui non ha assolutamente capito che lei era una non udente, Infatti, infatti. quindi bene, vediamo se c'è pronto Bene. il nostro ospite. Io l'ho Andiamo a visto vedere se c'è. collegato, l'ho visto collegato Allora, e eccolo, pronti. Arriva, arriva. sì. Qualche secondo, qualche secondo. Eccoci. Ciao. Ciao. Buonasera. Mi volete con gli occhiali o senza? Ciao. Come Come ti preferisci è più tu? comodo? Ma faccio un po', un po'. Tutti i gusti. Esatto. Versione un po' più raffinata e più. Ciao a È più tutti. intellettuale. Esatto, faccio un Ciao. po', faccio 5 minuti alla volta, ecco, adesso sento già meglio. Adesso cambierò anche cioè, il tono di voce quando entrerò nel personaggio raffinato. Cioè, è così, più Perfetto. brone. Guarda, qui siamo tutte e due bolognesi, quindi Esatto.
Vai sereno con noi. Avevo vagamente capito dall'accento. Vero, eh? Accidenti, accidenti. Dobbiamo intanto benvenuto. Grazie, come? Grazie. Dobbiamo parlare più impostate per fare sentire dai. Meno. No, non ce la posso fare. No, no, no. No, grazie a voi, grazie allora. A voi. Mm. Intanto, oltre a dirti e a ridirti benvenuto, ti volevamo dire che noi abbiamo piacere di conoscere non solo la parte che tu hai fatto in Coliandro, simpaticissima, ma anche conoscerti un pochino come personaggio anche nel tuo lavoro, quindi tu sei intanto un comico, partiamo sì, da qua. Sì, sì, esatto. E io la prima domanda è: quando hai capito di riuscire a far ridere la gente? Boh, sinceramente non lo so, nel senso che, no, vabbè, da ragazzino sempre cercavo sempre di fare l'imbecille, quindi mi era abbastanza naturale. Poi dopo, facendo l'animatore, uno mi ha messo su un palco e allora ho detto, cavolo, lo faccio ridere anche sul palco, boh. Ma è un bene, è un male, non lo so, l'ho fatto diventare un bene. Certo, beh, però diciamo far ridere, fare il passaggio di farne una professione, cioè, sì, voglio dire, non è proprio immediato. No, no, non è che sono partito subito così, ci ho messo un pochino, sono tornato dai villaggi, poi nascono anche un po' per caso, no, le cose, quindi... dovuto sostituire un mio amico comico, una serie ha preso una doppia serata, io vengo dai villaggi, non ho mai fatto spettacolo, vabbè dai, ti sostituisco quando c'è da fare, un'ora, ma come un'ora? Che cosa dico per un'ora? E alla fine l'ho fatta e da quella volta non sono più tornato indietro, sono passati quasi 20 anni. Cioè ti sei innamorato del palco praticamente? Sì, sì, praticamente sì, ho capito che era un habitat a me consono e non l'avevo mai considerato prima dei villaggi turistici, invece quando vedevo che la gente proprio si divertiva, il capo animatore mi chiamava in tutti gli sketch, allora ho detto ma forse allora c'è qualcosa che di buono e certo, poi mi dava piacere, ecco. Senti, tu il personaggio diciamo che un po' ti ha lanciato è il personaggio del benzinaio. Come ti sei ispirato? Cioè osservando l'hai fatto il benzinaio, i racconti? No, io come è nato? Ho fatto il benzinaio, sì, cioè nel senso ho fatto 5 anni di benzinaio, cioè avevo 2 maroni così e allora o mi arrabbiavo tutto il giorno con i clienti oppure mi segnavo tutte le cagate che dicevano. Alla fine ho deciso di segnarmi le cagate che dicevano e portarle sul palco, no? Quindi un prontuario fatto sì, cioè sulla realtà. Avevo anche il collega che quando non c'ero, oh, t'ho segnato questa, vieni. Allora trovavo anche gli appunti dei colleghi, quindi ormai era diventato un modo di passare le giornate. Un gioco. Sì, perché o li ammazzi o li ami. Voi siete voi, certo. Non i miei autori. aiuto. No, ma è vero, la realtà spesso è molto ridicola, molto ridicola. Assolutamente. Sì, infatti. E quindi è nato così. E poi, sì. Sì, e poi tu l'hai sviluppato, l'hai portato, però come dire, hai allargato un pochino, no, i tuoi orizzonti di personaggi. Ecco, quali sono i personaggi che ti piace proprio interpretare, a parte voglio dire il benzinaio che forse sarai anche affezionato? Ma veramente il benzinaio comincio a non sopportarlo più, nel senso che dopo un po' è uno di quelli che vorrei fare meno, anche se merita tutto il rispetto. Ma non ho un personaggio in particolare, nel senso io adesso faccio parte di un duo con Davide Dal Fiume, quindi certo. ci piace, oltre ad avere i nostri ruoli nella coppia, anche delle volte invertirci di ruoli in qualche sketch quando possiamo. Ed è la cosa che mi stimola di più, oltre che ovviamente la cosa che mi piace di più è fare cinema o fare televisione, cioè cinema fondamentalmente, lì è dove certo. mi piacerebbe starci un po' di più,
Vedo che mi scrivono, sì. Se vieni in aeroporto ti si ampliano gli orizzonti. Intanto saluto, che alcuni li conosco. Bene. Ciao ragazzi. Beh, giustamente, giustamente. Vai Eli. Qua commentano anche che adesso col caro della benzina ne hai da raccontare. Sì, sì, raccontare sì, sì, sì. No, ma infatti è bellissimo. Poi adesso l'ultima cosa che mi è capitato passando al benzinaio è stata che sai che adesso è cambiato tutto rispetto a quando io ho cominciato a fare il benzinaio 18 anni fa. E adesso è tutto molto telematico, tutto paghi con l'app e fattura elettronica, una volta borsello 2,50 euro, ti do 50 centesimi, finito. È passato uno, ha detto al di benzinaio, gli ha detto: ma fate la benzina via internet? Che cazzo è la benzina via internet? Sì, via web, ma non lo so, cioè praticamente lui chiedeva di pagare con l'app del telefonino, ma chiedeva la benzina via internet. Beh sì, meraviglia. Sono meravigliosi, sono meravigliosi. Sì, sì, sono sì. Meravigliosi. Quindi ancora ti si appuntano i tuoi amici? Sì, delle sì, sì, io c'ho da... ancora, mi arrivano dei messaggi anche nel sito, mi arrivano dei messaggi, oh beccati questa. Fantastico. No, ma anche su internet ci hanno giocato di brutto con la storia della benzina, sì, si aggiungiava la benzina e poi dava 20 euro cioè, a parte di ogni questo periodo. No, ma è meraviglioso, sono meravigliosi, sono meravigliosi. Una delle domande che ci è arrivata da qualcuno che ti conosce parlava proprio del fatto che tu hai un compagno, no? Una spalla, o comunque chiedeva chi è spalla l'uno dell'altro, che un po' ci hai già risposto, ma io ti aggiungo anche com'è nato la vostra coppia di fatto, oramai siete quasi ormai, sposati. Sì, ormai dobbiamo solo convivere, c'è rimasta la convivenza, la facciamo solo in albergo, ma tra un po' la faremo anche a casa. No, è nata per sbaglio, infatti il nostro spettacolo si chiama Insieme per sbaglio, perché io presentavo il laboratorio Zelig di Bologna e lui salì sul palco, non fece le prove, improvvisammo 10 minuti e da lì dopo sono sceso, gli autori, no torna su a far cosa, no ma torna su improvvisato, e la gente è tornata a sbellicarsi e da lì abbiamo provato, ma non ci consideravamo minimamente Iuda e Fium, cioè, forse ci salutavamo, ma forse, e poi è andata a finire così, cioè, quindi non l'avrei mai detto, ecco, però sono proprio le cose nate quindi, così che delle volte… Esatto. È proprio dove era un destino, doveva essere. Doveva essere, quindi vediamo, finché dura, come si dice, finché dura. Qui chiedono se si guadagna di più a fare il benzinaio o il comico, con i tempi che corrono. Ma adesso il benzinaio, senza ombra di dubbio, poi vediamo. Vai Eli, cominciamo con Coliandro, che dici? Con Coliandro, vai, dai, comincia con Coliandro. No, basta. Mandano fuori. Coliandro, vai. Ci chiedevamo se seguivi la serie prima di parteciparvi. No, non la seguivo, però l'ho cominciata a seguire dopo. No, sono molto sincero, non la seguivo minimamente e dopo che... Ti ha conquistato quindi. Dopo che, sì, e nonostante io conoscessi bene i Manetti, perché comunque avevo già fatto dei corti con loro, e anzi vi invito ad andare a vedere anche Dammi il tiro che porto giù il Rusco, un cortometraggio sempre ovviamente, io protagonista con loro... regia, e invece dopo mi sono affezionato e l'ho visto, insomma, quando non lavoravo comunque mi sono affezionato e non se ne può più fare, diventa un po' una droga Cogliando, perché ha quel modo di fare che è accattivante, poi lo guardo anche con i bimbi che dicono parolacelo, ma questo non si può dire, ma sì è Cogliando. Cogliando lo può dire. Come ti hanno contattato per partecipare? Beh, mi hanno contattato, ti dicevo, io appunto Manetti li conoscevo già, quindi hanno chiamato ovviamente molti comici e non e attori delle nostre zone, e quindi finché sono arrivati a me mi hanno detto: ah, c'è un ruolo, dai, qualcosina carina per te, e l'ho fatta, e così.
Infatti, come ho fatto per Diabolik adesso, nell'ultimo loro film. Esatto, infatti. E l'altra cosa che mi incuriosiva è il personaggio che tu hai interpretato, cioè il verificatore, Il vorrei sottolineare, verificatore, il accertatore, verificatore. verificatore. Ecco, cosa ci hai messo di tuo nell'interpretazione? Oppure è stato totalmente indicata dai manetti? Ma sai, normalmente non ti danno un'indicazione loro particolare, almeno all'inizio, ti danno sempre modo di lasciare a te il primo atto. Poi dopo magari dicono: ah, io l'avrei fatta più così, io l'avrei fatta più colà, e quindi dopo gliela cerchi di fare, diciamo, come magari Marco delle volte chiedo, gli si viene incontro. Poi ovvio che, a meno che tu, cioè, devi essere anche d'accordo, però con loro si lavora veramente bene, sono veramente dei grandi, quindi io li stimo da morire, a prescindere che io sia qua adesso a dire perché, ma no, mi piacciono veramente. Sì, ma guarda, noi ci crediamo perché parole di affetto, e si vede che sono affetto sincero, le abbiamo veramente avute da tutti. Da tutti. Quindi, ecco, c'è una domanda, la vuoi leggere, Elisa? Vado. Vai. Qua chiedono se hai sempre pagato il biglietto dell'autobus, eh? Hai sempre pagato? Io non, sai che l'ultima volta che sono andato in autobus era l'86. Cioè, io guarda, non ho questo problema. Io neanche da bambino, cioè, che mi facevo accompagnare, da qualsiasi parte. Quindi, non, autobus avrò preso 10 volte. Se le vado all'estero, se vado in vacanza, prendo l'autobus. No, neanche, prendo il taxi. No, neanche. In Egitto, che c'è il camion. Ah, non è un autobus, no, neanche. Non prendo l'autobus. Quindi di fatto l'ultima volta che ci sei salito sopra era per fare la scena di Coliandro a L'unica questo è punto. l'ultima. Sì, perché l'abbiamo fatto un giorno intero, ci sono salito troppo, devo, adesso sono in assuefazione, basta. Ok. Senti, c'è un'altra domanda che dice da Silvia Bottoni, che immagino che tu conosca, Ciao e Silvia. dice: Marco Dondarini, attore comico, drammatico, leggero, pesante, può fare di tutto. Gli mando un abbraccio enorme, pieno di stima e affetto. Madonna, che complimenti, sì. Silvia, qua abbiamo Beh, un esagerato, complimentone. forse abbiamo esagerato, ma diciamo che va Ma bene. l'hai pagata? Sì, fatto il giro, ah, io me, sta pipa della diretta sono già sotto di 200 euro. Grazie Silvia, troppo buono. Senti, tu Cos'è? hai avuto direttamente a che fare con Coliandro, no? E quindi che ci dici di lui? Dici di lui attore. Ma so che domandone che mi fate, non penso che abbia. No, no, ma mi sembra una domanda abbastanza inutile, nel senso che, dai, a parte gli scherzi, no, Paolo è bravo, cioè, voglio dire, c'è poco da dire. E più che altro la cosa che mi è piaciuta è molto vedere l'affinità che si era creata tra i Manetti e lui. Quindi questo rapporto che si è sviluppato nel tempo l'ha fatto crescere anche, secondo me, particolarmente lui. Quindi no, a me piace, mi piace molto, molto naturale, molto. È molto di sé nel suo personaggio, ma va bene così, Sì, per me è perfetto per quel ruolo. certo. E qualche aneddoto simpatico sul set? Allora, con Che Giampaolo, se te lo oddio, ricordi? in questo momento non mi viene in mente niente, ma perché sono io rincoglionito, non perché non è successo niente, te lo dico sinceramente. Perché mi ricordo qualcosa che era successo quando c'era il catering, ma non mi viene in mente esattamente che cosa, quindi è proprio un problema mio mentale. Ma dimmi, scusami, raccontami una cosa, come avete fatto a non ridere tutti quando Ursula vi fa il ditone? Cioè, io avrei riso, No, cioè, non dovrò ridere. Cioè. ma chi ti ha detto che, non ha, che nessuno ha riso? Chi ti ha detto che nessuno.
perché è facile, poi lì ce ne sono state di risate che te voi. No, c'è stato. È sempre bella, la cosa più bella del cinema è proprio quello che succede, quello che non si vede è la cosa sempre più bella, perché certo. Succedono delle robe micidiali, quindi veramente bello. No? Ecco, una cosa particolare in quelli che abbiamo intervistato noi di questa puntata, cioè della puntata dove sei tu, salsa e merengue, è una caratteristica è che sono quasi tutti, o almeno adesso ce lo dirai anche tu, rimasti in contatto. Almeno tutti quelli che abbiamo intervistato praticamente si sentono e si continuano a sentire. Ma dai. Tu sei rimasto in contatto? Direi di no. Da come rispondi? Mi hai già dato la risposta. No, ma è bello perché esco un po' dagli schemi, cioè scusa, se no ce l'hai uguale a quegli altri, quindi ma no, beh, molti che abbiamo partecipato, per esempio, ai film, molti sono colleghi di lavoro, molti con gli Andro, Davito, Bob Bessini, che saluto, certo. Che mi sembrava che stesse guardando anche la diretta. Cioè, e quindi ormai noi siamo una lobby, cioè ci conosciamo tutti, non, sì. A prescindere, poi dopo ci si sente a volte più, a volte meno. Io con Bob abbiamo fatto 7 anni di radio, Vacca Putanga, appunto radio, è stato quello che mi ha iniziato alla radio, e quindi con Bob vivevo, come io adesso vivo con Dal Fiume, vivevo con Bob Messini, adesso ci vediamo praticamente mai, ma ci vogliamo un grande bene, quindi... Certo, che lui, Bob, era nella mia stessa puntata. Esatto, lo uccidono subito. Lo uccidono subito, bellissimo sta cosa, bellissimo. Ma lui è un grande. Lui sicuramente non ha fatto, non ha avuto figli con gli altri, perché è morto. È morto subito, quindi. Non... È vero. E senti, di Bologna invece cosa pensi della Bologna rappresentata in Coliandro? Beh, la Bologna rappresentata in Coliandro è fondamentalmente la nostra Bologna, cioè non mi sembra che ci sia molto di diverso, ed è per questo che mi piace, cioè coi lati belli e brutti, ma molto vera, quindi assolutamente sono d'accordo con questa visuale di Bologna che la rispecchia in tutta Italia, insomma. Cioè, ti ha reso un po' orgoglioso di vedere Bologna. Bologna, ma anche Bologna. Ma infatti, ti dico, per noi anche vedere Cogliandro è proprio vedere anche dove sono state girate le scene, vai a San Luca. Cioè, è sempre un... Cioè, è bello, ma beh, guarda lì dove l'hanno fatto, però l'avrei fatto di là io. Ma è però vero. Perché non sono state di qua? Forse era meglio farlo di là. È vero. è vero. Oppure qualcuno chiede. Vai, finisci. Vai. Tu. No, basta che uno vada, perché dopo io devo andare a letto. Adesso già le 9:30. Qua c'è qualcuno che chiede: ma vivi sempre con dei maschi, ma la gnocca no? Io? Ma in che senso? Sempre delle... Non ho capito la domanda. Non fai una coppia con una... No, mi chiedono, perché hai detto che hai fatto sempre coppia con degli uomini. Sì, ho sempre fatto coppie di lavoro, parlando di lavoro, sempre con uomini. Adesso se trovo cioè, non ho avuto... Sì, però uomo... Vabbè, voglio dire, non è che una trova una comica, che cosa fai la comica? Ma sì, dai, facciamo 3 anni insieme. Vieni su, dai, che cosa sai fare? No, non è così facile. Proverò, visto che c'è questo problema che mi fate notare, adesso proverò a cambiare coppia. Senti, tu prima ci dicevi che hai fatto anche radio, ma tu hai anche fatto teatro e cinema. Ecco, cosa preferisci di tutto questo? Cosa ti piace fare? Beh, guarda, se dovessi scegliere. No, la fortuna di chi fa il mio mestiere, che comunque ho fatto tutto, dal cinema, teatro alla radio, quindi saper fare tutte e tre è già un grande onore, nel senso è una grande fortuna.
se dovessi scegliere, non è una domanda un po' troppo difficile. Cioè, il cinema mi piace, mi affascina di più. Il teatro è quello che mi ha dato da vivere, mi ha fatto capire anche come posso dire, non mi viene la parola, la forza del mio lavoro, veder far ridere la gente in diretta, cioè sentire le risate e scendere dal Sì. palco e vedere la gente che vuole fare la foto, ti vedi che sei dilaniata dal ridere, cioè il bene che puoi aver fatto da queste cose, e la radio, perché comunque la radio l'ho fatta per 14 anni. E secondo me uno ancora oggi, nonostante i vari social, eccetera, eccetera, è un grandissimo mezzo di comunicazione. Per me, ho sempre adorato la radio e quando posso ascolto radio parlato. Se vedete un gatto è il mio. Bello, ci piace, non ti preoccupare. Bello! Ti incuriosisce. Come si chiama? Snow. Come si chiama? Snow. Snow. Bello. Bene. Eccolo! Ok, si è fatto Eccolo! vedere, si è fatto È bello, un po' vedere. come il padrone, malato di protagonismo. Senti, di Raccontaci una. Diabolik cosa ci dici? Di? Diabolik. Intanto grande Bob, grande. Dell'esperienza. Ah, beh, di Diabolik, che cosa ti dico? Di Diabolik ti dico, d'onda sei stanco, vai a letto, Torero, ma vaffanba. Ascol no, Diabolik, beh, Diabolik, cavolo, mi è piaciuto un sacco, ma sia girarlo che vederlo. Quindi, Certo, fra l'altro, una delle mie è stata una scene, bella sì, esperienza. una scena che non posso dire quale, di girata alla Certosa, è capitato in una fotografia, secondo me, bellissima perché è venuto a piovere in un'ambientazione che doveva essere comunque cupa, tetra, e non dico cosa Certo. succede, vabbè, che molti l'hanno visto, però. No, no, no. Ma noi volevamo sapere l'emozione, perché Ma guarda, comunque è una grande io produzione. Diabolik ho contattato i Manetti perché mio papà, che era scomparso poco prima, era un grande lettore di Diabolik e io ho chiamato proprio i Manetti e ho detto: guardate ragazzi, so che state girando, mio papà insomma, è scomparso da un poco e mi piacerebbe in suo omaggio, in suo onore, scusa, avere una, se si potesse, una parte, e loro me l'hanno trovata. Cosa carina. Certo. Per me questo livello, diciamo, umano, mi ha fatto un grandissimo regalo, a prescindere dal film che fa piacere, poi è una Certo. grandissima produzione che ancora oggi sta andando avanti col 2 e il 3, e quindi non vedevo l'ora. Fra l'altro avevo avuto il Covid proprio nel momento in cui dovevo uscire, non riuscivo a guarire per andare al cinema a vederlo. Sono riuscito No! all'ultima ora a riuscire ad andare al cinema a vedermi perché ero Meno male. non disfatto. Ho letto che hai Sì. fatto anche uno spot sulla patata selenella. Ma voi siete andati a trovare delle robe. Madonna. Vabbè, la patata selenella. Ma siete proprio delle. Ma cosa siete andate a cercare? No, sì, Ah, colpa tua, la cioè, patata tu. selenella. La patata selenella. Beh, vabbè, fra l'altro era in via Indipendenza, non mi ricordo. Sì, comunque, beh, se non fa. Visto che dite che non c'ho mai della gnocca, c'avevo della patata, almeno ce l'avevo una. Volevo Non, dire questo, infatti. no, me l'avete servita. Ho la No, patata. io ero curiosa invece di sapere, invece ero curiosa di sapere che ho letto che hai fatto anche un videoclip di Marco Masini. Ma è stata la E mia prima infatti, hai cosa che ho fatto partecipato. da ragazzino, nel senso che bella stronza nel video di Masini, ma parliamo qui, parliamo di 30 anni fa. Era il mio Ma che parte avvicinamento. facevi? Boh, niente, ero lì, adesso, che suona, facevo finta di suonare la chitarra, che lui passava in mezzo ad un gruppo di ragazzi, ma sai, quei videoclip, ma del cazzo. Però è stata la Quindi prima. andiamo a vedere, ti andiamo a Sì, vedere. ed è stata la mia prima cosa ufficiale in uno schermo, ecco. Cos'è che scrivono? No, mi dicono che sono stata un'ottima tua spalla. Beh, mi hai servito la patata Per la Ti patata, ho servito la patata bollente. la patata.
Senti, tu hai progetti futuri? Boh, non lo so, nel senso che qua con queste cose che stanno succedendo ogni settimana non si sa mai da che parte devi andare. Quindi abbiamo finito una pippa, ne sta cominciando un'altra. Diciamo che noi abbiamo patito particolarmente dei teatri, sempre inutile che stiamo qua a dirci le stesse cose, certo. Però è 2 anni che si lavora 3 mesi, poi se ne sta fermi 6, poi dopo si sta fermi, poi si rilavora. Così, che progetti devi fare? Progetti non ne fai, se non quello di dire, boh, speriamo che passi tutto e la gente si tranquillizzi e venite nei teatri, certo. Perché comunque sono ambienti mega protetti, con le temperature, con le distanze, ormai è diventato, per fortuna la gente lo sta capendo, insomma. Certo, anche perché oramai si è più protetti dentro un cinema, un teatro, che a camminare per strada. Assolutamente, cioè. Vai a fare la spesa, un disastro. Esatto, cioè, no, quindi... c'è il malato vicino. No, adesso con Del Fiume stiamo preparando, abbiamo uno spettacolo nuovo che porteremo in giro quest'estate, quindi se andate nella nostra pagina, anche Facebook, Donderini Del Fiume 2 Comic, insomma troverete le date aggiornate, visto che il calendario per fortuna si sta riempiendo. Certo. Quindi, bene, dai, quindi vi aspettiamo nei teatri, nelle piazze. Certo, certo. Certo, anzi, ecco, se fate comunque, esatto, se condividete qualcosa mandatecelo, che noi lo condividiamo tra i nostri ascoltatori e lettori, che così magari si aggregano. Nelle nostre anche pagine Instagram mettiamo sempre delle stories, adesso ci voleva il gatto a mangiarmi l'auricolare. Questi gatti. Snofa è il cattivello. Senti, il tuo rapporto con i social com'è? Beh, il mio rapporto con i social non lo saprei descrivere molto, nel senso che sono un po' vecchio per certe cose, però nello stesso tempo ci riesco a stare, perché comunque certo. La mia generazione non è proprio nata con i social, lo vedo perché anche mio figlio grande, che ormai fa 16 anni, ha delle dinamiche, soprattutto su Instagram, che io non capirò mai. E ho capito che forse gliela devo dare su, cioè nel senso, io vengo da un altro mondo, il mondo della televisione, e sono là, io rimango là, e però provo a stare anche qua in mezzo, perché alla fine sì. È un bel modo per chi fa il nostro lavoro, anzi durante il lockdown io facevo le trasmissioni della radio, della mia pagina Facebook, quindi è stato un modo per 2 mesi, non so quanto, di poter andare avanti e vedere la gente che mi seguiva come se fossi, diciamo, in FM, e quindi per me è stato in quel momento così drammatico, così privo di... ero in affanno, certo. Mi ha dato veramente a casa, allora veramente posso ritornare a vivere. E quindi certo. No, i social ovviamente, se usati come stiamo facendo adesso in modo intelligente, ben venga, il più è che sono io che sto diventando rimbambito, ma è un altro problema. Infatti te lo chiedevo proprio perché un po' la tua categoria è stata quella più bastonata nel periodo del lockdown, però molti hanno utilizzato i social appunto per come dire, rimanere un po' in contatto con le persone, inteso con i propri fan, e anche per portare il loro contributo. No, ma infatti ti ripeto, noi artisti, i social, quel periodo lì, veramente, anzi poi io ho fatto anche, mi sono messo a fare, faccio dei video a una pagina YouTube con mia moglie, i miei figli, dove facciamo delle gag, degli sketch, che si chiama Donde Malù, e vi invito ad andarla a vedere, perché nel lockdown io con tutti i figli facevamo dei video e che insomma sono piaciuti parecchio, quindi era un modo per tenersi in allenamento, quindi... Certo, anche per stare insieme con la famiglia in una maniera coinvolgente, costruttiva, non distruttiva. Bravo. Perché più che tirarsi dei tegami tutto il giorno. sì, infatti. Chissà perché in quel periodo la casa era diventata improvvisamente piccola. Mamma mia. Qualsiasi dimensione avesse era diventata piccola.
per ovvi motivi. Io l'ultima cosa, almeno mia curiosità, è da lettrice quale io sono, visto che hai anche scritto un libro, hai avuto anche questa io esperienza. Io ho scritto un libro? Quale libro? Sì, ho scritto? Io ho trovato che hai scritto un libro che si chiama Razza Riddens. Ah, quel libro. Ah. No, no, attenzione. Cerchiamo, non è che mi voglio prendere dei meriti che non ho. Razza Riddens è un libro dove ci sono tanti aneddoti di tanti comici e io faccio parte di un paio di quegli aneddoti. Quindi non è un libro mio, okay. È un libro condiviso, okay, tra tutti noi comici, famosi, meno famosi, cioè di solito famosi, e ci, certo, sono, mi sembra, un paio di miei racconti comici, non mi sembra però del benzinaio. E quindi sì, okay, sì, per, comunque sono anche, sì, non hai detto una boiata. Quindi ci sta, hai detto bravo. Grazie. No, effettivamente hai ragione, perché non ho approfondito, io l'ho trovato, ho detto però sì, dai. Sì, sì, no, però è vero, è vero, è vero. No. Sì, no, bene o male ho preso dalla radio, cinema, teatro, la televisione, Zelig, eccezionale veramente, questo ormai lì mancava il libro, forse anche il libro. E dai, non si può perdere niente. Adesso basta. Pensione, sì. No, dai, no. Mi chiedo, ma se non, beh, sai leggere, come fai a aver scritto un libro? Infatti, vedi che chi mi conosce non sa. No, infatti, non te la volevo leggere. No, ma leggi. Poi mi ha scritto: sei giovane dentro, tutti questi fenomeni. No, sono giovane dentro, quello sicuramente. No, saluto tutti, anzi li ringrazio, sì, perché questi che scrivono, Stefano, sono tutti, sì, ex ascoltatori di della radio, quindi è il nostro modo di sputalarci in diretta continuamente, che ha fatto poi la forza della trasmissione, quindi benvengano questi messaggi. Certo. Ecco, sai che c'era un messaggio che ci è arrivato da una persona che è collegata, che è Silvia, ce l'ha mandato lei proprio, ci ha detto leggetegli questa domanda, che chiede proprio che su Punto Radio tu facevi una trasmissione fuori d'onda. Fuori d'onda, l'ho letta proprio male io, che era una perla di improvvisazione, ironia e contenuti. Come mai avete smesso di fare questa trasmissione? Questa era la curiosità. Che domanda. No, abbiamo, allora, la trasmissione fuori d'onda, perché io ho fatto 7 anni, i primi con, che si chiamava Vacca Putanga, con Bob, appunto Bob Messini, poi dopo Bob, sì, Messini per varie vicissitudini non c'è più stato. E ho proseguito 7 anni successivamente con un'altra trasmissione affiancato a Meteo Max, mio amico, e quindi è diventata Vacca Fuori d'onda, è diventata una costola di Vacca Putanga. La forza, appunto, okay, di questa trasmissione, che prendeva spunto ovviamente da Fuori d'onda, da Vacca Putanga, era proprio che c'era questa interazione con telefoni senza filtro, dove gli ascoltatori chiamavano e non c'era un copione, non c'era una scaletta, non c'era un argomento del giorno, non c'era un quiz, non c'era fondamentalmente niente, se non aprire un microfono, dire boh, qualsiasi cosa passava per la testa, e gli ascoltatori abituati a questo tipo di trasmissione ormai erano diventati parte integrante del programma, tant'è che erano loro il fulcro della trasmissione, venivano ospiti anche comici, anche importanti, dove un aneddoto è questo: finisce la puntata, grazie, arrivederci, uno degli ospiti si è girato e mi ha detto: ma dove sono gli autori che telefonano? Che autori? Beh, la gente che ha telefonato, ma no, è gente che è in ufficio, che si è chiusa in bagno a telefonare, cioè talmente alto il livello delle battute degli ascoltatori che l'ospite pensava fossero degli autori in un'altra stanza, cioè per dirti come si era creato veramente un gruppo di lavoro, tant'è che io una volta dissi: ma adesso mi preparo qualcosa da scrivere, non posso sempre cominciare senza sapere cosa dire. Ho provato, venivano delle puntate orrende e da lì ho smesso di, cioè basta, cioè apro il microfono, buongiorno, che cazzo fate? Boh, e via, si parte. Ma è scuola Bob Messini, che ringrazio ancora. Certo, e presto lo avremo ospite, quindi mi raccomando, sarà un grandissimo ospite.
Io ho tutte, soddisfatto tutte le mie curiosità. Tu, Elisa? Anch'io. Beh, allora basta. Allora basta. Allora mi metto però gli occhiali faccio per l'intellettuale, esatto, so che... sì, perché mi dà barba bianca, adesso con la barba, esatto. Senti, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per la tua disponibilità. Grazie e a voi. Speriamo di risentirci, di vederci e di poterti venire a vedere presto nei tuoi spettacoli. Dai, seguitemi, seguiteci, vi aspetto volentierissimo. Sì. Tanto i social, esatto, voi li sapete usare, io no, ma voi sì. Bene, dico anche agli ascoltatori. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao, buona serata. Se vuoi uscire, basta che clicchi la X, così... Grazie. Grazie, si vede. Ciao. Non mi prendete per il culo quando sono uscito. Grazie, ciao. Ma no, figurati. No. Allora, Elisa, hai visto? Abbiamo avuto. Ah, i comici hanno una marcia in più, comunque. Sono d'accordo, sono d'accordo. Senti, oddio. Allora, cosa ci aspetta i nostri appuntamenti? Li diamo, perché noi qualcos'altro in serbo effettivamente ce l'abbiamo. Allora, qualcosina ce l'abbiamo, adesso stiamo un po' sul vago, perché comunque cominceremo con il dietro le quinte, insomma, quindi parleremo anche con chi è invisibile, ma in realtà è fondamentale per la serie, quindi se non mancate neanche a queste interviste, perché comunque è importante capire anche cosa c'è dietro per fare in modo, esatto, che una serie abbia successo. Esatto. Esatto. Quindi avremo il 9 maggio Simone Silvestri, che è, esatto, un... cosa fa gli, sì, effetti, vero? Sì, male, occupa della parte degli effetti, speciali, esatto, okay, ed è stato anche in Diabolik, anzi in Diabolik ha realizzato, okay, anche un libro di cui parleremo, quindi sì, esatto, molto bello, vi consiglio di andare a sbirciare. E niente, sai che a questo punto noi ci rivedremo dopo Pasqua, quindi approfittiamo di fare gli auguri di Pasqua. Tutti. Esatto, liberi per Pasqua, perché ormai manca pochissimo. Esatto. Se continuate a seguirci e se fateci seguire anche da tutti i vostri amici, perché tanto, esatto, siamo vi sempre aspettiamo, più interessanti. Esatto, seguite anche la pagina del divano virtuale, perché ci saranno più avanti, appena saremo tutti un po' più sereni, delle novità, quindi avremo anche ospiti più avanti anche in quell'ambito e vi aspettiamo alla prossima intervista, non mancate. Esatto, senti, allora io vado con la sigla augurando a tutti una buona, buona Pasqua. Pasqua, sì. Sigla. Felicità, condividiamo emozioni e esperienze.